E allora siamo tornati in diretta, è cominciata diciamo in realtà la diciamo quasi la terza ora di diretta di Alessio Lerda, ma in realtà questa è anche una giornata particolare, questa come quella di domani, in cui insomma stiamo raccontando, comunque stiamo provando a unire i fili rispetto alle elezioni europee. Faremo anche un focus molto molto ampio domani rispetto alle regionali in Piemonte e alle comunali, però intanto, come abbiamo cominciato a fare prima di questa pausa musicale, vogliamo ragionare sulla, diciamo, vogliamo entrare nel merito delle questioni che riguardano anche diciamo l'Europa, e abbiamo parlato spesso diciamo da questi microfoni di povertà sociale, di vulnerabilità sociale, di condizione dei giovani, ma in realtà soprattutto con l'ospite che insomma sono contento di coinvolgere ancora una volta, soprattutto rispetto alla povertà abbiamo spesso fatto delle riflessioni. Per questo, rispetto ai risultati delle elezioni europee, io sono molto contento di ridare il benvenuto a Enrico Panero in collegamento con noi. Ciao Enrico, buongiorno. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Allora Enrico, noi insomma è già da un paio d'ore che stiamo riflettendo rispetto alla, diciamo, a quello che è successo e che sta succedendo a livello europeo dopo la scadenza elettorale dell'8 e del 9 giugno, cioè di ieri e di due giorni fa. C'è un avanzamento diciamo deciso dell'estrema destra, soprattutto in paesi come la Francia, la Germania, poi anche in Austria. E rispetto a questo bisogna fare un ragionamento su qual è la prospettiva, cosa abbiamo davanti, perché rispetto ai ragionamenti che spesso facciamo, ricordo Enrico Panero è giornalista, si occupa di Europa da sempre sostanzialmente nel suo lavoro, ma si occupa anche di vulnerabilità sociale, si occupa di Senza Dimora con la rivista Scarpe di Tennis, di cui ogni mese all'interno di almeno due pagine al giorno facciamo un focus sul numero. Ma rispetto alla povertà, rispetto alla vulnerabilità sociale, che è un tema sul quale spesso, come dire, noi ci attardiamo a ragionare, cosa può succedere? Lo so che questa è una domanda, come dire, da milioni di dollari o di euro, e sulla quale insomma a caldo adesso è anche un po' complicato ragionare, però ovviamente per te che ti occupi di queste questioni forse è il caso di cominciare anche a pensare diciamo a quello che può succedere rispetto ai provvedimenti che l'Europa può mettere in campo su questi temi. Enrico. Sì, intanto saluto tutti, e non è ancora diciamo facile fare un'analisi e un commento, però diciamo che non ci sono grosse sorprese rispetto a quanto si prevedeva. Sì. Adesso, con tutto rispetto per l'Austria, ma credo che i risultati di Francia e Germania saranno quelli che determineranno le coalizioni, determineranno le nomine, sia la presidenza, soprattutto la presidenza della commissione, quindi anche poi i commissari, e questo sarà poi determinante nella scelta delle politiche. Chiaro. Certo, politiche dal punto di vista così sociale, diciamo che il vannacismo che aleggia per l'Europa non è di buon auspicio, ma è troppo inscivolata. A me sembra che questi temi siano stati quasi assenti insomma da tutte le parti politiche, se non assenti comunque molto molto più indietro rispetto ad altri argomenti. Io non so se è la stessa impressione che hai tu. No, ma infatti io quando parlo di vannacismo parlo di un approccio culturale, no? Si è parlato zero di povertà, di lavoro, di temi sociali, no? Non se ne è parlato proprio, è proprio un approccio culturale, no? Che è questo, non so, potrei sbilanciarmi anche un po' troppo, ma non lo posso fare, perché questo buon senso comune, per cui questa esaltare un po', magari anche inconsciamente, la società dei due terzi, no? Per cui ci sono, che però è sempre meno dei due terzi, e forse siamo al 50%, no? Di questa. Escludere la parte più povera, più emarginata, più
quella che diciamo che col reddito di cittadinanza in Italia si era cercato di aiutare e aveva funzionato, poi con tutti i difetti, con il fatto che fosse migliorabile la politica, eccetera. Però oggi, e lo vedo tutti i giorni, si constata tutti i giorni con le persone con cui lavoriamo, l'assenza di un reddito di cittadinanza in Italia porta veramente al caos e all'esclusione, forse quasi senza più speranza, no? Di persone che non sono poche, perché appunto io parlavo della società dei due terzi, ma questa classe media, cioè, sappiamo che negli ultimi 10 anni è cambiata molto anche la composizione sociale, no? Delle classi sociali tradizionali marxiste, che però esistono, di cui non se ne parla più, ma che esistono. Allora, tutto questo per dire che il vento di destra, no? Di queste elezioni europee, secondo me, è dettato moltissimo dalla delusione da sinistra e da destra, un po' dalle estreme. Da sinistra forse più manifestato con l'astensionismo, da destra forse un po' di più con questi appunto partiti di destra. È delusione sulle gestioni di grandi questioni degli ultimi anni, che sono state la pandemia, che sono la guerra oggi. C'è un po' una critica alla gestione che ha fatto, diciamo per certi versi anche giusta la critica, per come sono state gestite, soprattutto la questione della guerra in Ucraina, perché come abbiamo detto più volte con Francesco nelle varie dirette, c'è cioè questa Europa negli ultimi 2 anni per la guerra ha fatto tanto, cioè ha fatto poco per la pace. E non c'è stata un'azione diplomatica, non c'è stata una scelta politica. È chiaro che mettere d'accordo 27 Stati membri non è semplice, però è un dovere se vuoi fare se vuoi chiamarla Unione Europea. Quindi non so, adesso ho buttato lì un po' di cose, un po' Beh, raccontate. evidentemente, come dici tu, però, insomma, se le cose non cambieranno più di tanto, o insomma, cambieranno poco, c'è un vento di estrema destra che soffia e che arriva, insomma, anche diciamo, nei posti di potere. E rispetto a questi temi, cioè, però, si rischia un ulteriore arretramento, perché, insomma, è evidente che il tema della povertà, adesso parlando, diciamo, del continente europeo, no? Che il tema della povertà, così come il tema, appunto, lo dicevi poco fa, Enrico, il tema della pace rispetto alla guerra, sono temi che restano nell'angolo e che rischiano di essere ancora ulteriormente derubricati perché non mi sembra, insomma, ci siano prospettive in agenda, quantomeno. Insomma, è un problema serio se pensiamo anche alle migrazioni, per esempio, che riguardano in maniera fortissima questo paese. Europeo, intendo adesso. Sulle migrazioni sarà sicuramente, non voglio usare il termine drammatico, ma anzi lo uso, perché già diciamo la posizione del patto sull'immigrazione, che poi non è ancora entrato in vigore e verrà già modificato, perché 15 stati membri hanno già presentato proposte ancora più rigide, no? Sulle migrazioni, Certo. portando a modello il sistema britannico in Ruanda, che è poi quello italiano in Albania, no? Cioè sembra che oggi sia di moda questa delocalizzazione dei migranti in hub. In altri paesi, in paesi poveri, che hanno poveri, in paesi in difficoltà, che hanno bisogno dei soldi, dei paesi che stanno meglio economicamente e che gestiscono il problema. Quindi sulle migrazioni sì, ma in generale io dicevo questo, il vannaccismo di prima, un po' la cosa che mi preoccupa di più è che ci sia, non che la sinistra negli ultimi, diciamo, i partiti socialisti, i partiti che aderiscono al socialismo europeo negli ultimi anni abbiano manifestato grande solidarietà e grandi politiche di solidarietà, però indubbiamente delle tendenze così più di destra, più di chiusura, più di sovranismo, più di egoismo portano in grande difficoltà un approccio più solidale, no? È quello che dicevo prima. C'è il rischio appunto Allora, visto che sta facendo purtroppo, drammaticamente, sta facendo un po' da apripista in Europa l'Italia con il governo attuale, perché se si sta a vedere la Francia, si vanno a vedere gli altri governi, si vedrà anche col G7 in cui verrà celebrato il trionfo di Giorgia Meloni. Questo non c'è nulla di personale, perché lei sta facendo il suo lavoro per quello che è la sua direzione
politica, ma è evidente l'approccio di questo governo, ma che probabilmente sarà anche un po' dell'Europa dei prossimi anni che si sposta a destra, quello che sulla povertà, anziché lavorare per la solidarietà, per i diritti, pensiamo all'abitare, no? Il diritto alla casa. Qui invece, come è stato dimostrato, e dicevo prima, con il reddito di cittadinanza, che è stato con un colpo di spugna, è sparito, come se fossero sparite milioni di persone che ne avevano bisogno, si rischia di mettere un po', dimenticare questa parte, anzi, forse metterla un po' contro, cioè, è più contro la povertà, no? Cioè, è come se, perché poi se andiamo a vedere l'analisi del voto ce lo dimostrerà, ormai nelle classi povere si vota più a destra che a sinistra. No, ma Esatto. infatti, Quindi questo è un punto. E guarda, su questo, scusa se ti interrompo, ma guarda, provo a farti certo. proprio dialogare, Esattamente. non con una persona eletta che però si sta connettendo e che però rappresenta, eccolo, Marco Grimaldi per Alleanza Verdi e Sinistra, un po' così improvvisata. Stiamo dialogando, Marco, con Enrico Panero, giornalista che si occupa di Europa, di temi sociali. Stavamo proprio andando a ragionare sul punto, insomma, di chi rappresenta le classi più povere, in Europa e in Italia. Italia, e insomma, storicamente sono state le forze di sinistra. Ultimamente invece sembra più un campo della destra. Quindi, insomma, scusami Marco se ti butto così proprio in mezzo a questa discussione, ma credo che abbia un po' un significato con i risultati per certi versi contrastanti di quello che sta emergendo rispetto al voto in Italia. Nel senso, in Europa si vede una crescita dell'estrema destra, un crollo dei verdi, in Italia un consolidamento dell'estrema destra, invece le forze verdi e di sinistra, più a sinistra del centro-sinistra, sono un po' cresciute rispetto al passato. Secondo te, che cosa ci dice questo rispetto al passato recente, quantomeno? Che cosa ci dice questo rispetto a, insomma, a chi sta votando chi? Intanto i dati, diciamo, sull'occupazione, ma soprattutto sui salari italiani, sono drammatici perché se pensate a quello che ci ha fatto vedere la pandemia, cioè che i giovani e le donne sono quelle che hanno pagato di più la crisi, oggi possiamo dirci che una donna su due riceve un part-time involontario. Di fatto ci sono non solo 5-6 milioni di famiglie povere, ma ce ne sono almeno 3 milioni di occupati che hanno un lavoro povero, cioè che lavorano e sono comunque poveri. Fammi dire che i risultati di Alleanza Verdi Sinistra in questo però sono davvero in netta, diciamo, cambiamento rispetto al quadro europeo, praticamente una svolta, diciamo, soprattutto nelle grandi città. E altro che ZTL, cioè ti parlo da una città come Torino, in cui Alleanza Verdi Sinistra ha preso l'11,70 e ha preso più del 10% nei quartieri più popolari come Le Vallette, Barriere di Milano, Santa Rita, Parella, Mirafiori. Cioè, vuol dire che di fatto è un voto da una parte anche molto radicale, che chiede cambiamento, che chiede di attenzione ai salari, che chiede di non investire tutto sugli armamenti, sulla guerra, che chiede di fare piena e buona occupazione nella transizione ecologica. Pensa che a Torino qualche mese fa abbiamo organizzato insieme ai movimenti ecologisti, Fridays for Future, i più giovani che ci hanno votato in massa, cioè il 48% dei fuorisede ha votato Alleanza Verdi Sinistra. Ecco, noi abbiamo fatto un'alleanza inedita, come si avveniva nel 68, perché abbiamo fatto una marcia attorno a Mirafiori insieme al mondo operaio, insieme a quell'indotto che non crede, quello sì, più al bluff della destra. Perché fammi dire che la destra, certo, soprattutto Fratelli d'Italia è arrivata in questo momento prima, ma è finita l'onda, e si vede che è finita, nel senso che in qualche modo si è fermata. Il PD e Alleanza Verdi Sinistra hanno consolidato, diciamo, e si sono rafforzate. Non ha premiato invece un atteggiamento non unitario delle opposizioni. Questo vale sia per Conte che per Renzi che per Calenda, e questo secondo me è un dato positivo sia per noi che per diciamo per Elly Schlein, che vuol dire che serve radicalità e unità. Si possono fare assieme e noi lo faremo, insomma. Spero che Conte apra gli occhi. La vicenda del salario minimo legale ho detto reale, ma insomma è un lapsus che in realtà Partire da mi fa gioco per dire che noi dobbiamo essere concentrati sul commento della realtà, non sul commento dell'attualità.
E questo per noi è... Oh no, è sparito, c'è stato un crollo di connessione evidentemente, vediamo se riusciamo a recuperarlo, lo aspettiamo, ma in realtà stavo giusto, eccolo che ritorna, stavo giusto, insomma volevo agganciarmi e intanto che si ricollega così capisce, ecco, scusami Marco sei un attimo crollato, ma in realtà volevo giusto collegarmi con quello che ci stavi raccontando e ritornare un attimo magari su Enrico Panero, faccio la stessa domanda a entrambi ma appunto ripartiamo da Enrico, in tutto quello che ci stiamo dicendo appunto su chi vota chi, passiamo a chi non vota nessuno, un'affluenza sotto il 50% per quanto riguarda tutto il paese, chi è che non sta parlando a questo 50% che non vota, che cosa manca? Enrico, secondo te, tu ti sei fatto un'idea, chi è che sta perdendo elettori per gli astenuti secondo te? Guarda, è difficile. La cosa che ho constatato di più con amarezza negli ultimi anni è vedere come le persone, gli ultimi, economicamente più che culturalmente, no? Però diciamo le persone che hanno un po' di vissuto di emarginazione, quindi sono anche, si può dire, incazzate, si può dire, l'ho detto. Vai. faticano, e anche comprensibilmente, ad avere un approccio di solidarietà e quindi tendenzialmente, ripeto, non è politica e cultura, no? Il vannaccismo, ripeto, non è politica e cultura. Allora io, se parliamo di politica, allora l'operazione furba di portare 500.000 voti con Vannacci, ma allora io penso a DS, che io tra l'altro ho votato, per cui. Ma io ho votato Ilaria Salis, non so quanto ho votato VS, capito? Allora vorrei capire anche poi l'effetto che ha avuto un'operazione onesta e secondo me intelligente, ma capire quanto le persone abbiano votato il caso e la solidarietà con quella persona più che le politiche. Chiaro. Ma no, questa non è una critica a VS assolutamente, ma qua è ragionare come... Sta ragionando la gente, cioè la gente non sa nulla delle politiche, ma anche perché le politiche quali sono? Cioè chi è che sa cosa propone, a parte i militanti, a parte chi è che sa cosa propone VS o cosa propone, ma anche il PD? Qualsiasi partito. Ma non lo sa nessuno, la gente, un paese affetto da vannaccismo è il paese dei due terzi della classe media che era due terzi, che oggi è la metà, come dicevo prima. È un paese profondamente ignorante, nel senso che non conosce, ma soprattutto non gliene frega niente, figurarsi sulle elezioni europee. Chiaro. Marco... L'astensionismo è forte in Italia, non è forte in altri paesi. No, è vero, è vero. Questo è un elemento importante. Quindi noi stiamo parlando di un paese, cioè stiamo parlando dell'Europa, ecco. L'Italia è un caso abbastanza a parte, purtroppo è l'avanguardia di questa destra che, come diceva prima Grimaldi, può essere che l'effetto si stia sgonfiando, speriamolo, ma non è detto, perché magari lo è in Italia, ma si sta trasportando, diciamo, questo vento, l'Europa se destra, cioè questo sì. è molto variegato. E il modello franco-tedesco è quello che più influenzerà, è molto molto rischio. Inevitabilmente. Giusto per chiudere, Marco, hai qualcosa da aggiungere? Beh, intanto fammi dire due cose diverse. Cioè, la prima... L'effetto Salis esiste, ma perché l'effetto Salis è una scelta politica. Cosa c'è di più politico nel prendersi il più grande rischio in questo senso? Perché non eravamo dati certo al 4%, perché la vicenda della candidatura di Salis era una vicenda molto divisiva, che non piaceva a tanti. Lo dico solo perché noi indefessamente l'abbiamo scelta come un'opzione politica. Cioè noi pensiamo che Ilaria sia una detenuta politica che non doveva stare in quel carcere. Questa battaglia era una battaglia che avrebbe dovuto farlo uno Stato diciamo che non si è dimostrato né liberale né intelligente anche nei rapporti di forza con Orban, tra l'altro un amico di questo governo, un amico che tra l'altro è andato anche parecchio male. E quindi io rivendico come scelta politica, ma rivendico anche il fatto che non siamo la lista Salis. Ilaria Salis non è una nuova icona della sinistra, non è questo, ma non lo vuole neanche Ilaria, che con cui ormai insomma abbiamo un bellissimo rapporto e discutiamo molto insomma del senso della sua candidatura. Lo dico perché prendiamo oltre il 7% diciamo al Centro Italia, dove lei non è candidata,
E c'è una confluenza, diciamo, nei nostri confronti invece di contenuti. Ma guardate i nostri giovanissimi candidati dei movimenti ecologisti, prendono decine di migliaia di preferenze, ma è un dato incredibile. O ne dico un altro, ma le nostre parole sono diverse. Ve ne dico una: tutti parlano di guerra in Medio Oriente, ma quale guerra? Non ci sono mica due eserciti lì, c'è un massacro, noi lo chiamiamo genocidio. E allora queste parole di verità e di radicalità invece hanno senso. E non è un caso che abbiamo chiuso la campagna elettorale a Torino con davanti 5.000 ragazzi giovanissimi che gridavano Palestina libera, che chiedevano di fare di tutto contro i cambiamenti climatici. Insomma, stiamo parlando di una nuova era anche per i rossoverdi. Io spero che tutti la vedano, che non sottovalutino questo voto di speranza dei più giovani. E io credo che ci siano tantissimi contenuti lì, forse in altri posti no, ma vi dico l'ultimo dato incredibile. Ma sapete quante persone ci hanno chiesto di come si fa una tessera? Da un diciottenne, a cui gli è arrivata a casa dicendo stai tranquillo, ti sta per arrivare a casa, a tantissimi ventenni, trentenni, quarantenni che non avevano mai votato. Sono ragazzi dei centri sociali, ma io non lo so se dobbiamo definirli tutti così. Ma in questo paese basta essere, diciamo, una persona che ha dei contenuti diversi dal mainstream e sei subito un black bloc. Allora io non so se siamo diventati tutti antagonisti. Se essere antagonisti è essere come Luigi Spera, che dice che gli armamenti di Leonardo sono il numero di extra profitti che fanno le compagnie delle armi, sono indegni, e poi è lì in carcere ad Alessandria. Allora noi siamo sì, perché pensiamo che l'umanità non si arresta. Allora vale per Ilaria Salis e vale per tantissime persone che vogliono continuare a dire la loro in questo paese. Chiaro. Altro che il mondo al contrario di Vannacci. Ci sarebbe tantissimo davvero da dire, sicuramente fra voi due avete senz'altro molto, molto da dirvi. Arriviamo però al momento di una pausa, quindi insomma specifico giusto, non è che vogliamo parlare con Alleanza Verdi Sinistra perché vogliamo dialogare soltanto con loro, altre forze non ci hanno fatto sapere, anche quelle che hanno ottenuto una maggiore percentuale. Inoltre non soltanto a Torino c'è stato un risultato più alto rispetto alla media nazionale, ma anche nei comuni proprio attorno a noi, quindi la Val Pellice da cui vi stiamo trasmettendo, le percentuali sono decisamente più alte del 6%, quindi era interessante anche questo elemento. Purtroppo non riusciamo più ad aggiungere domande né a Enrico Pannero né a Marco Grimaldi, quindi la questione rimarrà forse un po' aperta fra voi due, magari avete modo di rincontrarvi, di dialogare in futuro. Grazie mille ad entrambi. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti e tutta. Noi ci risentiamo tra poco, ancora un attimo la linea al popolare.